siamo qua con GTA Online. Voglio farvi vedere oggi la scorsa puntata di GTA. Oltre al glitch, vi ho fatto vedere come funzionava la serra d'erba. Adesso trovate qua in alto il video. Ho il glitch per fare tanti, tanti, tanti soldi. Trovate tutto nella sezione GTA del mio canale YouTube. Oggi vi mostro invece come funziona la fabbrica di banconote. Un sistema molto semplice e molto simile a quello della serra d'erba. Per acquistarlo dovete andare al vostro club motociclisti, diventare il fondatore e poi loggarvi in questo computer. Come vedete, questo qua è quello che abbiamo noi. Sono un po' a corto di scorte, ma fa poco. Andate su acquista. Qua ci sono le varie sezioni. Piano piano compreremo anche tutte le altre in modo da provarle. Banconote contraffatte, decidete quale acquistare. Io quello che ho avuto l'ho avuto grazie al pack criminale, quindi assolutamente gratuito insieme al gioco. E qui vedete quello posseduto, la fabbrica di banconote. Abbiamo già venduto qualcosa, abbiamo già guadagnato qualcosa. Si trova sulla mappa molto vicino al nostro club motociclisti. Adesso andiamo lì e facciamo qualche missione insieme. Se il nostro omino si alza, magari. Ok. Tanto si trova qua vicino. Abbiamo la nostra macchina da quasi 3 milioni che ci porterà lì velocemente. Sperando che altri giocatori non rompano le scatole. Eccoci qua. Già lo sportello pronto, aperto. Ecco qui la fabbrica di banconote. Inutile ragazzi saltare questo pezzo perché è veramente molto vicino, 500 metri. Perché magari se evitiamo di sbattere arriviamo prima. Ecco qui. La prima volta che entrerete dopo l'acquisto vi farà vedere un po' come funzionano le zone, come nel video che abbiamo fatto sulla serra d'erba, e vi farà fare una prima missione per allestire questa fabbrica di banconote. Adesso invece qua la fabbrica già funziona. Abbiamo 84.000 dollari di valore. Facciamo accedi. Possiamo decidere se vendere. O al momento decidiamo di rifornire. Facciamo. Oh, c'è lo sconto. Possiamo anche fare acquista scorte, ragazzi, o ruba scorte. Questa qua è una scelta assolutamente nostra. Non vi preoccupate. In questo momento, per accelerare i tempi, vabbè, facciamo ruba. Facciamo acquista. Facciamo acquista. Ok, le scorte sono in viaggio. E concentriamo questo video sulla vendita della merce. Possiamo decidere dove venderle in base se il posto si trova vicino il valore è inferiore, se il posto è lontano il valore aumenta. Scegliamo questo qua più lontano in modo da recuperare. Ce la dovremmo fare anche da soli, in modo da recuperare i soldi che abbiamo speso per le scorte. Che questa qua era la prima volta che le compravo, ragazzi, perché sinceramente 75.000 mi sembrano troppi rispetto al guadagno che abbiamo, mentre 37.000 mi It's sale sembrano day, okay. un We're buon throwing this guadagno. stuff out with the trash. Pick up the product and get it to the drops. Ce la riusciamo a farcela col tempo? Non sapevo che ci fossero due mezzi. Però sono solo 4 km, va bene. Eventualmente chiamiamo la macchina e torniamo indietro dopo aver finito le prime consegne. Frantumato un po' di cose. Il problema è che ora ci sarà il segnale globale a tutti gli altri giocatori, che comunque non sono molti, sul venirci a uccidere per farsi i nostri soldi. La consegna delle banconote è molto semplice. Con questo camion della spazzatura ci porterà in alcuni luoghi dove semplicemente
lasceremo dei sacchi che sono pieni di banconote contraffatte. Ovviamente non sono cavoli nostri, chi verrà a ritirarli. Nel frattempo, ragazzi, ne approfitto per dirvi di entrare, se volete, nella nostra crew Fam Gamers Community. Potete chiedere l'accesso quando volete, scritto FAMG per quanto riguarda l'abbreviazione della community. Abbiamo sbagliato strada, ottimo. Cioè, noi ci mettiamo a parlare. Scendo da qua, posso risalire? Sì. Il cambio della spazzatura è veramente lento, abbiamo 30 minuti per fare tutto. Vorrei farlo molto più velocemente in modo che questo video non diventi troppo lungo. Sinceramente vi posso dire che per quanto riguarda i guadagni siamo là per là con la serra d'erba. Ancora nessuno dei due posti ho potenziato, ma ho semplicemente comprato i livelli di sicurezza. Siamo molto vicini per quanto riguarda i guadagni. Solamente la serra d'erba fa tutto un pochino più lentamente, senza delle migliorie. Significa che se non siete tanto fissati da entrare giornalmente o da fare queste missioni tutti i giorni, significa che senza nessun problema la serra d'erba, secondo me, va a consumare molto più lentamente le scorte, è molto più facile da gestire, mentre la fabbrica di banconote consuma scorte in maniera velocissima e i guadagni sono pure più veloci. Presto faremo un video sul centro mobile operativo, su qualche glitch che riguardano adesso. L'abbiamo appena acquistato, che era con lo sconto questa settimana, a soli 600.000. Quindi questa settimana mi concentrerò per imparare su come funzionano questi glitch e farli e spiegarveli per voi. E cercheremo anche di comprare le importazioni delle auto, per vedere, perché molti parlano che con le auto della fascia alta si guadagna veramente veramente tanto, quindi andremo a valutare anche questa cosa. Questo camion è veramente lento a merda, ci vorrebbe una spintarella. Forse non ce la facciamo in 30 minuti a consegnare con tutti e due i camion, però vediamo cosa succede. È la prima volta che faccio una consegna così grossa, infatti mi trovo impreparato, non ho nessun altro, lo sai, al club motociclisti con me per poterla affrontare, quindi dobbiamo vedercela da soli. La prima consegna è vicina. Quello penso mi abbia insultato. Andiamo a piazzare il culo qui e buttiamo un sacco, perfetto. Secondo me ce la facciamo, se gli altri giocatori non rompono le scatole, ragazzi, ce la facciamo semplice anche da soli per una consegna così grossa. Poi vediamo. Vediamo di ammazzare qualcuno per non avere la polizia alle costole. Come si è spostato subito quello con la macchina. Come vedete è una missione molto semplice, se gli altri giocatori non si mettono in mezzo, molto facilmente gestibile. In base alle vostre capacità di guida anche abbastanza veloce.
Altra consegna effettuata. Ce la facciamo coi tempi? Vediamo. Ma dobbiamo cominciare a correre un po'. Penso manchi l'ultima. No, le ultime due. Sono 5 consegne per mezzo, se non ricordo male. Forse lì. Posto di merda. Ecco l'ultimo. I campioni su GTA stanno finendo dopo il nostro giro col camion della spazzatura. Chilometro 10, questa è l'ultima consegna, ragazzi, è più lontana. Potrebbe compromettere la riuscita delle consegne. Là c'è un altro giocatore. Speriamo che non siamo di suo gradimento. Non ci ha calcolati, ottimo. Ultimo isolato. Bene, sul punto giallo non vi farà scaricare la merce. Ok, questa consegnata. Chiamiamo subito il meccanico e facciamoci portare la macchina. What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. Dai, 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 fai veloce, fai veloce. Dove ce la lascia? Dove ce la lasci? Ok, di qua. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Dobbiamo andare all'altro camion. Velocemente. Ma forse non ci fa andare più? Ci dà come se la missione è stata completata così? Perché? Avevamo un altro camion da consegnare lì. Andiamo a vedere. Forse ci va a fare un'altra consegna a parte. Ok, abbiamo fatto un casino. Andiamo a vedere. Nel frattempo, ragazzi, mettiamo un po' avanti velocemente il video. Il tempo di questi chilometri.
Eccoci qua, tornati alla fabbrica di banconote. Andiamo a capire come mai non ci ha fatto fare la consegna al secondo camion. Non me le ha divise, visto che abbiamo completato quelle con l'una e non avevamo altra gente nel club di motociclisti. Vedete, stanno lavorando, le scorte sono al massimo. Perfetto, ci ha dato il guadagno, ci ha dato tutto, ragazzi. Da qua possiamo acquistare le migliorie attualmente in sconto. Regole per la sicurezza. Perfetto. Ecco qua la guardia di sicurezza. Ciao lavoratore. Controllo l'entrata, bravo. Qua c'è una telecamera. Io non ci faccio accendere la telecamera. Per darmi ci faccio accendere. Qua stampano. Qua tagliano. Qua contano. Qua lavano. Beh ragazzi, questa qua è la nostra fabbrica di banconote su GTA 5. Vi ripeto, vi consiglio di andare a vedere il video su la serra d'erba e sul glitch per quanto riguarda fare più soldi possibili al casinò. Per oggi è tutto. Spiegato i guadagni, spiegato come funziona e ci becchiamo alla prossima.